Ciao anime belle e benvenuti, wow, in questo nuovo video plant tour. È giugno del 2022 e io non faccio un plant tour da un bel po' di tempo. Non ho fatto plant tour in questa casa da quando ci sono tornata a vivere. Il motivo per cui non ho ancora fatto un plant tour in questa casa è che non è facilissimo farvi vedere le piante perché, siccome lo spazio è molto piccolo, sono 28 metri quadri di casa, tutte le mie piante sono molto vicine tra di loro e incastrate tra di loro, quindi non è facile farvele vedere una a una. Infatti in questo video plant tour farò del mio meglio. Ci sono delle piante che non riesco a farvi vedere perché dovrei togliere le altre per farvele vedere, e quindi vabbè, non ve le farò vedere molto bene, o comunque non importa, sarà quel che sarà. Io intanto sto cercando una nuova casa, quindi comunque ci tengo a fare un plant tour anche in questa casa. Non so quando mi trasferirò, quando troverò la nuova casa eccetera, però ci tengo ad avere anche un ricordo del plant tour in questa casa. Ho acceso le luci, che di solito a quest'ora della giornata non sono accese, le accendo un paio d'ore verso il tardo pomeriggio perché altrimenti fa caldissimo e consumo troppa energia elettrica, che adesso costa tantissimo, anche se sono luci a basso consumo energetico. E, però le ho accese per farvi vedere perché questa casa non è molto luminosa e quindi devo per forza accenderle per mostrarvi le piante. E niente, let's go! Da questo lato, che siamo davanti alla finestra, non sarà facilissimo farvele vedere. Qui ho quello che io chiamo il mio albero delle orchidee, che ho diverse orchidee. Queste qui piccoline sono tutte delle specie un po' particolari, sono dei Bulbophyllum, questo qui è un Papiopedillum e questa è una Laelia. Sono fuori fuoco, scusatemi. E le ho prese in fiera e poi ho delle semplici Phalaenopsis, questa qui è una cambria e poi anche di qua c'è un'altra Phalaenopsis e un'altra Phalaenopsis lì sotto. E devo dire che con le orchidee sta andando piuttosto bene. Io non sono una grande esperta, ma grazie a Luca, che si chiama quello delle piante su Instagram, ho imparato un po' tutto quello che so. Questo qui invece è un Dendrobium, mi sembra, e ha dei fiori molto belli che però non riesco a farvi vedere perché sono pienamente in controluce. Fate vedere. Ok, ecco qui i fiori di questo Dendrobium, molto molto belli. Poi qui c'è la scala del mio letto, qui c'è la mia monstera grande grande. Adesso salgo sulla scaletta così vi faccio vedere le sue foglie da sopra. E lei sta crescendo spiaccicata contro la finestra e tutte le sue foglie, queste qui sono le ultime foglie che ha fatto, sono molto molto grandi e sono appunto appiccicate alla finestra. Mentre qui c'è il Syngonium albo variegata, che ho tagliato recentemente, ha una foglia secca, gliela devo togliere. Poi, forse non è una brutta idea stare qui sopra, perché riesco a farvi vedere qualcosina. Lì c'è il Taumatophyllocellum, che è dentro un vaso pieno d'acqua in cui c'è anche una ninfea. Questa pianta qui mi fa impazzire, cioè mi piace tantissimo, ma ha sempre problemi. Da quando l'ho messa in acqua ha un po' meno problemi, problemi nel senso che spesso ha gli acari, eccetera. Qui c'è, non so se lo vedevate meglio da sopra, forse c'è il mio Philodendron giganteum, che sta, come dire, rispettando il suo nome, facendo queste foglie sempre più grandi. Lui è debolmente variegato, ma devo dire che sta un po' perdendo la variegatura, ma non è un problema. L'ho rinvasato recentemente in un mix di terriccio e ha apprezzato tantissimo perché aveva iniziato a farmi delle foglie molto piccole, e ho capito che era un segnale del fatto che doveva avere più spazio. Poi fammi vedere un attimo queste qui, ecco, vedete, qui si vede che le foglie erano un po' variegate, però se guardate le ultime, hanno poca variegatura, ce l'hanno, ma questa qui per esempio non ne ha quasi per niente, non importa comunque. Poi là sotto da qualche parte, eccolo lì, c'è il mio Philodendron Green Congo. Qui c'è il Philodendron Painted Lady, che ho tagliato notevolmente, ha una ragnatela tra l'altro di un ragnetto che però sto lasciando, cioè non è un ragnetto parassita, è un ragnetto normale. E poi qui sotto c'è il Philodendron Burle Marx, vediamo, ok, lui. Qui ci sono i box delle mie chiocciole, che ho spostato qui perché altrimenti ogni volta spostarli era davvero pesante. E temporaneamente, nel senso che non è la loro postazione definitiva, ma devo trovare una postazione, qui ho l'Epipremnum Pinnatum variegata, che ha delle foglie davvero molto belle, variegate molto bene. E poi qui c'è la mia Monstera Leclerciana, che anche lei devo sistemare da qualche altra parte, non so bene dove. Ah, eccolo il ragno lì. Non so se lo vedete. Vedete il ragno che c'è? Non so se lo vedete, vabbè, io lo vedo. Poi, vediamo. Adesso qui non so bene come iniziare a farvele vedere. Per farvi vedere quelle lì sul ripiano più alto, mi sa che salirò sul letto e le farò vedere dal letto. Allora, qui c'è un Piper che devo rinvasare perché qui l'acqua gli dura troppi pochi giorni e quindi è sempre così un po' morente, quindi lo devo spostare in semidroponica. Lo sposto un attimo così riesco a farvi vedere cosa c'è dietro. Allora, qui arriviamo sul ripiano delle mie piante preferite della vita. Abbiamo, beh, qui davanti abbiamo Anthurium veitii, che l'ho preso recentemente ad una fiera.
questa foglia bellissima che sta crescendo tantissimo, in realtà è di una pianta che appartiene, cioè che sta qua sotto, che è l'Anthurium sempitena, però ha fatto una foglia molto grande e è venuta fin qua in cima per prendersi la luce. Poi queste foglie verdi lunghe, 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 bellissime. Tra l'altro abbiamo una foglia nuova qui appena partorita. Questo qui è il Philodendron Patriciae, bellissimo anche lui. Poi qui sotto il Patriciae c'è l'Anthurium Pallidiflorum, anche lui molto molto bello, e sta facendo questa nuova fogliolina. Amo l'estate, è la stagione in cui le piante fanno le foglie nuove, io sono felice. Poi lì dietro abbiamo Philodendron Burlemarx variegato, Anthurium Magnificum, che però non si sta adattando benissimo alle foglie un po' rovinate. Spero che adesso, insomma, con le nuove foglie che farà si adatterà meglio. Philodendron Gloriosum, che ha fatto quella nuova foglia lì. E le altre foglie dove sono? Aiuto! Vabbè, sono qui da qualche parte. Queste bustine che vedete sono bustine di predatori naturali degli acari che ho comprato da Garden Brioli. Le luci, queste qui sono due Sansi Light da 21 watt, 24 watt. Ottime luci, veramente. Poi ci sono anche queste piccoline che però non fanno molto, sinceramente. La Monstera Deliciosa Albo Variegata, che sta alla grande, sta crescendo bene. Che ha questo palo che l'ho messo, che però è tutto storto, quindi penso che lo toglierò e la legherò al palo del letto. Questa qui è una Ripsalis, penso sia una Ripsalis cassuta, devo darle da bere. E qui c'è uno Scindapsus Silver, molto bello. Poi andando qui sotto abbiamo una pinguicula messa lì. Poi qui c'è l'Anthurium sempitena, come vi dicevo, che è appoggiato qui sotto. Qui c'è, vediamo la sua foglia qui, Philodendron Plomani, che pensavo di perderlo sinceramente perché sembrava stare molto male quando l'ho portato a casa dalla fiera, ma si sta riprendendo e sta facendo foglie nuove, quindi io molto felice. Questo qui è il mio Philodendron Davidsoni, che ho da un sacco di tempo e finalmente sta iniziando a fare una foglia nuova. Poi abbiamo qui il Philodendron Dark Bilitier, che è un incrocio di Atapa Poense e Bilitier. E poi qui abbiamo il Philodendron Mamei, che ho recentemente tagliato tantissimo perché aveva un sacco di danno da ragnetto rosso, quindi l'ho tagliato e sta ripartendo alla grande. Poi là dietro c'è una Monstera Adansoni e c'è un Philodendron Campos Portoanum. Poi adesso io, per farvi vedere le piante che sono all'ultimo ripianino, devo spostare la cuccia dei cani, ma c'è Raja sopra che non sarà troppo felice di questa idea. Prima vi faccio vedere queste piante qui. Pothos, non è il Marble Queen, Happy Leaf, Ripsalis, non mi ricordo la specie, Chlorophytum, semplice. E allora qui sotto abbiamo Alocasia Black Velvet, che sta bene, anche con l'Alocasia mi sono ripigliata. Raphidophora decursiva, poi abbiamo una Pachyra acquatica, una Begonia maculata e delle altre talee di... quello lì è un Philodendron Ring of Fire, no, non è un Ring of Fire, è un Philodendron Bob C. E poi c'è Baby Yoda là sotto. Ecco, questo qui invece era un terrario che però non so perché è morto, penso perché non gli ho dato abbastanza da bere. L'ho tagliato tutto, spero che la felce che c'era dentro riparta, che è un asparagus. Poi qui all'ultimo piano, diciamo, abbiamo questo bellissimo Philodendron Rubri Juvenilum, che è l'ex il Choco Red. Poi lì c'è il mio Philodendron Silver Passazanum, che se vi ricordate era gigantesco, ma adesso purtroppo è molto più piccolo, perché l'ho tagliato tutto perché era pieno di ragnetto. Quest'anno veramente il ragnetto mi sta dando un sacco di problemi. Poi c'è qui la mia Monstera Thai Constellation, bellissima, sta crescendo tanto. E poi qui c'è il mio Philodendron Paraiso Verde, anche lui bellissimo, questa qui è una Sansi da 30, veramente stupendo, mi ha fatto qualche foglia un po' più verde, però l'ultima sta riprendendo la variegatura, quindi spero bene che ne faccia altre di variegate. Poi ci sono delle piantine più piccole, ma ve le faccio vedere da sotto, perché da qui non si vedono. Qui abbiamo il mio Philodendron Bilitier, questa piccolissima Alocasia Melo che mi è stata regalata da una mia amica. Poi qui abbiamo Alocasia Silver Dragon, c'è una piccolissima Alocasia Frydeck, molto carina, vediamo se riesco a farvela mettere a fuoco per bene, eccola qui. Mi sono ricordata che qui sotto c'è anche un altro Philodendron Dark Bilitier, che è qui, che è frutto di una talea dell'altra pianta. E questa qui è un po' la overview, diciamo, quindi proprio effetto giungla. A me piace molto l'effetto giungla, diciamo che vorrei che fosse un po' meno incasinato, cioè mi piace però da gestire, un po' impegnativo così, quindi quando avrò più spazio sarà più facile sicuramente. Qui, questa è Chandra che si fa la cuccia, qui ho due Pothos, cioè in realtà questo è un Philodendron Brasil misto a Philodendron Neon, e invece questo qui è uno Scindapsus o Pothos Marble Queen. Poi qua in cima
che non ho acceso le luci, sennò diventa tutto giallo, ho delle propagation box. In alcune ci sono delle talee che venderò quando finirà questo caldo assurdo, e in altre invece ci sono delle mie piante che vivono bene in alta umidità, quindi ora le tiro giù e vi mostro. Ora, questa qui è la box più grande tra le due che ho, tra le tre che ho. Questo qui è un Philodendron Luxuriance che ho messo qui dentro perché stava iniziando a fare un po' il drama king, infatti vedete che ha bruciato un po' una foglia, ne sta facendo una nuova in realtà. Mi avevano detto quando l'ho comprato che è una pianta molto complicata, molto difficile, però io ci ho provato lo stesso perché mi piacciono le challenge. Poi qui sotto abbiamo questo Anthurium Regale che in serra sta benissimo, se lo tiro fuori ho paura che mi muoia, quindi lo sto lasciando qui dentro e in attesa di avere una casa più grande in cui prenderò anche una serra. Poi qui c'è un morente Philodendron, non mi ricordo come si chiama, Corrugatum mi sembra, che non è mio, in realtà è di una mia cara amica che stava provando a tenerlo fuori serra, ma questo è il risultato, c'è una pianta veramente super delicata che vuole tantissima umidità, quindi ho provato a prenderlo io e a metterlo qui, vediamo che succede. Poi il resto sono tutte talee che andranno in vendita, abbiamo del Philodendron Angaritense qui, del Philodendron Painted Lady, dell'Epipremnum Pinnatum Variegata, del Philodendron Florida Ghost, insomma diverse cosine che metterò in vendita quando le temperature torneranno decenti, perché se le metto in vendita adesso le piante arrivano cotte, quindi direi di no. E queste sono semplicemente delle humidity box, quindi sono delle box di plastica dell'IKEA riempite di sfagno alla base e poi con le piante. Questa è l'altra box che contiene piante sempre mie, diciamo. E abbiamo questi, allora questo è un Anthurium Crystallinum, questi sono degli ibridi, sono tre ibridi di Anthurium e sono, non mi ricordo, vediamo se l'etichetta si legge ancora, non si legge più, quindi non so che ibridi siano sinceramente, sono tipo Forgetti Crystallinum, Forgetti Magnificum, insomma vari ibridi che ho acquistato online da Laura, a lei Laura. E poi c'è il mio Philodendron Ring of Fire che ho messo qui perché faceva un po' fatica nella vita e quindi l'ho messo qui, e anche questo Rubri Juvenilum, anche lui faceva un po' fatica, quindi l'ho messo qui. Stessa cosa per la Monstera Silte Pecana, che era in difficoltà fuori dalla serra, l'ho messa qui e adesso sta bene. E poi c'è questa qui che è la Monstera Dubia, mi sembra, che però sta facendo un runner molto lungo senza foglie, quindi ha bisogno di più luce e vabbè, porterà pazienza perché per il momento non ho un posto con più luce dove metterla, quindi insomma, però mi piace molto l'effetto di queste box. L'altra box che ho è come questa, solo che è piena di talee da vendere, quindi sempre Painted Lady, eccetera. Qui c'è questo terrario che ho fatto ieri sera, che ha dentro un asparagus e una pilea glauca che ho messo in questo angolino, e l'ho fatto dentro una bottiglia riciclata in cui c'era del vino, è molto carino, e qui vicino alla ciotola dei cani. Poi questa è la situazione in cucina, cioè le piante sono tutte sopra al frigo e sopra al mobile della cucina, e abbiamo il mio Philodendron Micans, che è sempre un Philodendron Edereaceum varietà Micans, che sta molto bene, cresce sempre un po' in tutte le direzioni. Abbiamo Philodendron Nangaritense, questo qui è un Philodendron White Knight che sta crescendo tantissimo, adesso all'improvviso è arrivata l'estate e cresce tantissimo. Qui abbiamo il mio Philodendron Passazanum, che ha subito recentemente un attacco sia dal ragnetto rosso che dalla cocciniglia, infatti l'ho tagliato quasi tutto, queste sono le sue due foglie nuove, questa qui è un po' rovinata ma it's ok. E poi abbiamo il mio Philodendron Florida Ghost, che praticamente se ne sta andando fino là in cima. Guardate, vi faccio vedere una delle ultime foglie che ha fatto, quanto è bella, molto bella. Ecco, poi lì dietro c'è un vaso vuoto, cioè in cui in realtà c'è un wet stick di Philodendron Silver Passazanum, cioè non è vuoto, c'è solo quella fogliolina, ma spero che cresca presto. E poi qui c'è sempre la mia String of Hearts, Ceropegia Woody, che è tutta così arrotolata perché quando mi sono trasferita l'ho arrotolata per trasportarla e poi non ho più avuto voglia di disrotolarla, quindi cioè, è un po' povera lì e poi diventa tutta qui, quindi magari la sistemerò prima o poi. Qui è un po' difficile farveli vedere perché c'è il contrasto con la luce, ma ci sono, ho messo nello stesso vaso i miei Anthurium Clarinervium e poi lì dietro c'è la mia Alocasia Dragon Scale. Poi qui c'è un vasino con dentro una wortia e lì c'è un'altra humidity box, questa qui è piena di tale da vendere, quindi ho Philodendron Mamei, Philodendron Angaritense, Philodendron Painted Lady, insomma Epipremnum Pinnatum Variegata, insomma tutte le tale da vendere sono lì dentro che crescono alla grande. Ah, e poi qua dietro ho anche la mia Sansevieria Whalefin.
Ecco, quindi è tutto qui. Notate che molte piante che non vedete sono state regalate o vendute perché non avevo spazio per tenerle e non volevo tenerle cioè non volevo chiedere a qualcuno di tenermele non sapendo quando sarei andata a vivere in una nuova casa. Insomma, ormai è da un po' di tempo che sto qui, quindi ho preferito lasciarle andare. Comunque ho avuto recentemente un attacco di cocciniglia su queste piante qui, no, questa è una radice, quindi ogni volta vedo un puntino penso, oddio, c'è la cocciniglia. Quest'anno i parassiti non mi stanno lasciando tregua, veramente. Anche questo farò strafatica a farvelo vedere perché in controluce c'è il mio piccolissimo balconetto, che è l'unico posto in cui posso coltivare delle piante da esterno, ma vi giuro che sono troppo felice di poterlo fare anche se in piccolo. E ho due coleus perché questa casa è esposta solo a nord, quindi non ci posso mettere piante che hanno bisogno di sole. Ho delle piantine, quelle da orto, che davano in omaggio al Lidl, ma queste penso avranno vita breve perché sono troppo deboli e delicate per essere piantate in giardino, ma qui non dureranno lungo senza sole, però vabbè, è stato carino comunque piantarle. E poi ho tutti questi nasturzi perché non potevo non piantare i nasturzi, ho fatto due vasi di nasturzi. E questo qui è il mio piccolo terrazzino, scusate il caos. Ecco, questo è tutto, questo è il mio plant tour al momento, probabilmente è uno dei plant tour più brevi che io abbia mai fatto perché i fiori del dendrobium profumano, cioè le orchidee, Phalaenopsis, eccetera, non profumano, ma questi qui hanno un profumo molto buono. Comunque dicevo che ovviamente essendo in uno spazio molto piccolo ho dovuto un po' ridimensionare anche la mia famiglia di piante, infatti non vedo l'ora di avere più spazio per, non tanto per prenderne di nuove perché sono già un bel impegno così, soprattutto quest'anno che appunto ho avuto spessissimo infestazioni da parassiti, ma mi stanno dicendo le mie amiche della plant community che anche loro hanno avuto un sacco di problemi con i parassiti quest'anno, quindi non so, io non uso insetticidi di sintesi, uso solo insetticidi naturali, quindi pensavo fosse per questo. In realtà anche molte persone che mi dicono che loro usano gli insetticidi senza problemi mi stanno dicendo di aver avuto problemi con i parassiti. Quindi, insomma, non so perché, però non è tanto perché voglio comprare più piante, che voglio avere più spazio, ma proprio per distribuirle meglio in modo da poterle ammirare meglio, perché in modo che la loro cura diventi più semplice. Perché praticamente qui ogni volta che do da bere alle piante, cioè una volta sì, una volta no, le sposto tutte e le metto in bagno e ci faccio la doccia perché è molto più facile così. Quindi sì, non vedo l'ora di avere più spazio e di avere anche un giardino per coltivare anche il giardino. Ma nel frattempo comunque continuo a godermi la cura delle mie piante qui. Spero che questo plant tour vi sia piaciuto e vi abbia tenuto un po' di compagnia e magari vi abbia fatto scoprire qualche pianta nuova che non conoscevate. E noi ci vediamo presto. Ciao!